Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: malore a uomini e donne per una delle pupille di Maria De Filippi, preoccupazione dei fan, ecco di chi si tratta. Uno dei programmi che ha dato moltissima notorietà a diversi personaggi dello spettacolo sia passati che odierni è Il Dating, presentato dal 1996 dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Stiamo parlando di uomini e donne. Il programma in questione, inizialmente un talk show, nel corso degli anni ha subito una vera e propria rivoluzione in quanto oggi è considerato uno dei programmi alla ricerca dell'amore. Il Dating di Maria De Filippi va in onda nel primo pomeriggio e ha subito grosse modifiche in termini di format televisivo. Come abbiamo anticipato, prima era un talk show che verteva sui problemi familiari di ogni genere, per poi passare alla ricerca dell'amore. La caratteristica fondamentale di questo programma è la presenza di corteggiatori e corteggiatrici che cercano di conquistare il cuore del tronista, ossia di colui che è alla ricerca dell'amore vero e che deve fare una scelta. Negli anni si sono susseguiti una serie di personaggi, oggi influenti nel mondo dello spettacolo come Andrea Damante e la splendida storia passata con Giulia De Lellis, Rosa Perotti e Pietro, e altre che nonostante la visibilità ottenuta non sono andate a buon fine, vedi Nilu Faradati. Inoltre, oggi oltre il trono classico fino ad ora citato, è presente anche un trono over composto da dame e cavalieri che provano a mettersi in gioco alla ricerca dell'amore che hanno perso o non sono mai riusciti a trovare. Uno dei volti indiscussi del trono over è la splendida Gemma Galgani, donna sognante alla ricerca del suo principe azzurro che da oltre 10 anni fatica ad arrivare. Una delle pupille di diamante di Maria De Filippi ha accusato un malore preoccupando particolarmente i fan, stiamo parlando di Serena Enardu. Il malore causato da Serena Enardu. Serena Enardu, uno dei volti più amati del programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, da parecchio tempo lamentava problemi di salute e un episodio avvenuto di recente ha preoccupato moltissimo i fan. La donna, poco tempo fa, è stata colta da un malore perdendo i sensi, venendo soccorsa da suo figlio Tommaso. Proprio l'ex tronista ha voluto spiegare ai fan quanto accaduto scrivendo: giovedì notte sono stata male, sono svenuta nuovamente. Ora mi sento meglio ma molto debole. Grazie ancora agli operatori dell'ambulanza, a Elga, che ha rischiato l'infarto, a Tommy che è stato il primo a soccorrermi e a mamma che si è precipitata senza lasciarmi mai un secondo. Grazie a tutti di cuore. Non preoccupatevi, mi riprendo e torno più forte di prima. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.